partiamo dal presupposto che il regolamento lo conosciamo bene. È chiaro che oggi non è richiesta la presenza dei membri del governo, però il significato politico del fatto che siano tutti vuoti le sedie c'è. Siamo qua a far politica, quindi lo sappiamo, anche perché ai sensi dell'articolo 64,4 di fatto i membri del governo hanno il diritto di poter partecipare alle sedute anche se non è assolutamente richiesto. Ma la cosa, diciamo così, più drammatica che è successa su questa vicenda è il fatto che il Parlamento, a partire dalla Giunta e quant'altro, anziché andare ad esprimersi davvero su quello per cui è chiamato ad esprimersi, quindi il riferimento è all'articolo 9,3 della legge costituzionale numero 1 del 1989, ossia non entrare nel merito del reato, ma bensì valutare se il ministro Salvini abbia o meno agito chiaramente per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse, o per il perseguimento, chiedo scusa, di un preminente interesse politico nell'esercizio della funzione del governo. Questo doveva essere, come è stato bene ricordato, il dovere di intervento e di valutazione del Parlamento. No, invece in realtà tutto si è trasformato nella solita tifoseria che sembra quasi calcistica all'italiana, quindi tifosi contro Salvini. Addirittura il direttore del Riformista, Piero Sansonetti, scriveva già un bel po' di tempo fa che purtroppo secondo lui si sarebbe arrivati poi alla conta dei senatori filo Salvini e di quelli invece anti Salvini e che tutto questo sarebbe stato un obbrobrio, perché questo è il risultato vero di questa pagina che il Parlamento dispone. Signori, sappiamo bene, sono posizioni politiche, tutto si è buttato in politica fin da subito, che sanciscono la sconfitta di questo Parlamento. È stato bene detto prima, viene meno l'autonomia della politica, questo è il punto vero, viene meno l'autonomia della funzione governativa stessa, quindi un domani potrebbe capitare a qualsiasi altro ministro, un presidente del Consiglio. Cioè, non si possono prendere decisioni così a cuore leggero. E invece, purtroppo, è stato compiuto questo atto di grave irresponsabilità, proprio perché rischia poi di far perdere credibilità, anzi contribuisce a far perdere credibilità, già scarsa, direi, da parte nei confronti delle nostre istituzioni. Tra l'altro, questo atto di irresponsabilità, la cosa che ci ha colpito di più è che arriva anche da coloro i quali hanno richiamato fino a poco tempo fa, ho qui il resoconto stenografico, era il 12 dicembre del 2019, stavamo affrontando il dibattito sul finanziamento dei partiti, coloro che richiamavano in quest'Aula i principi di separazione tra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Addirittura, prendendo dalle parole dal resoconto stenografico dell'intervento del senatore Renzi, c'è un passaggio che ci ha colpito particolarmente, perché in quell'occasione disse: io non ci sto nello stato etico di chi vuole trasformare in un processo politico principi di opportunità politica. Ecco, ci aspettavamo ben altro, senatore Renzi. Perché poi siamo qui spesso a dire tutti, c'è la battaglia, no? Ecco, il problema sono i giudici, la giustizia, tante discussioni. No, è inutile, oggi è affermato ed è acclarato. Il problema non sono i giudici, il problema è la politica che ha deciso di abdicare al proprio ruolo. È già iniziato da anni questo processo. Poi non ci possiamo lamentare se arriva qualche giudice o diciamo che i poteri sono stati, ce li hanno in mano altri, tante belle discussioni. No, questo non possiamo fare. Certo, qualcuno di voi potrebbe anche dire: ah, ma adesso venite a dire queste belle parole voi della Lega, dopo che è stato lo stesso Salvini che sostanzialmente ha chiesto di essere processato. Qualcuno oggi ha detto: è Salvini che ha chiesto di essere processato, quindi lo accontenteremo, è stato un errore politico, lo sconfiggeremo nella battaglia politica. Guardate, io vi dico che è necessario non prendere in giro gli italiani, parliamoci chiaro, perché errore politico, c'è qualcuno addirittura ho sentito dire questa questione.
Quella di Matteo Salvini, oltre che un atto di coraggio, è un po' nella sua indole. Vi ricordate che addirittura sul caso di Ciotti inizialmente era intervenuto dicendo: io non ho paura, io voglio chiarire davanti ai giudici che quello che sto facendo lo sto facendo nell'interesse del Paese. Ma quella posizione che la Lega ha preso nella Giunta è anche figlia sostanzialmente di che cosa? Di un atto di responsabilità da parte della maggioranza giallorossa, che aveva deciso ancora prima di leggere le carte, ancora prima di iniziare la discussione in Giunta, che Salvini doveva essere mandato a processo perché bisognava sconfiggere in questo modo un avversario politico. Accecati, ossessionati come siete dall'odio nei confronti di Salvini. Guardi, senatrice Segre, non è presente ma glielo diremo, c'è molto lavoro da fare nella Commissione, a cominciare a partire dalla parte sinistra dell'emiciclo di quest'Aula. Ormai sta diventando una vostra specialità l'odio. Questo lo stanno capendo tutti, ma soprattutto anche per rispondere a quel trabocchetto, tranello, a quella trappola che la maggioranza aveva sostanzialmente preparato in Giunta, perché aveva deciso di scappare di fronte alla propria responsabilità, perché voleva mandare a processo Matteo Salvini, ma non voleva farlo prima delle elezioni dell'Emilia-Romagna. E allora loro sì che hanno deciso di abbandonare l'aula in Giunta. E cosa avrebbe dovuto fare Salvini in quell'occasione? Lo dico anche a molti che si sono espressi, perché poi in questi giorni ci sono tutti che fanno le strategie politiche. Ah, bisognava fare, bisognava dire. Cosa poteva fare Matteo Salvini in quell'occasione? Nascondersi dietro la possibilità di sostanzialmente avere i numeri in Giunta, perché la maggioranza non c'era, sapendo tra l'altro che poi sarebbe andato sotto in aula? E no, signori, parliamoci chiaro. Matteo Salvini ha dimostrato non solo di avere coraggio, non solo di voler chiarire, ma di avere anche cervello e capacità politica per non cadere nelle trappole e nei tranelli di chi sì è scappato da quella decisione. Perché questo è quello che è accaduto e questo è quello che è successo. Certo, noi oggi cosa possiamo fare? Non possiamo, abbiamo sentito l'intervento di Matteo, ci viene veramente difficile avallare quella decisione politica, perché È indiscutibile questa decisione del fatto di volerlo mandare a processo, perché di fatto abbiamo per la prima volta, dopo che per anni, perché abbiamo sentito per anni con dibattiti televisivi, articoli sui giornali, il fatto che l'Europa dovesse farsi carico di tutti i migranti che sbarcavano in Italia. Addirittura si diceva che Lampedusa era il porto di tutta l'Europa. Chiacchiere, e l'Europa non si affacciava mai e se ne fregava sempre. Poi arriva un ministro dell'interno che riesce a ottenere questo risultato, oltre che diminuire gli sbarchi, fa prendere coscienza l'Europa con la redistribuzione che finalmente avviene. Cosa succede nel nostro paese? Che gli oppositori politici lo vogliono mandare a processo anziché ringraziare per tutto il lavoro e l'interesse pubblico che sostanzialmente ha messo in evidenza. Perché parliamoci chiaro, difendere i confini è un interesse pubblico. La relazione del senatore Gasparri è ineccepibile da questo punto di vista, è evidente. Anche il coinvolgimento del governo. Io faccio un plauso speciale alle due senatrici del Movimento 5 Stelle che sono intervenute, e poi glielo dico, lo faccio già in anticipo anche al senatore Perilli, col quale ricordo che nell'occasione sulla 18 sosteneva esattamente quello che stiamo sostenendo noi oggi, che sia veramente dura intervenire oggi per voi in aula. È davvero difficile, quindi un applauso a chi è intervenuto, perché è un atto di coraggio anche questo, perché sostenere, lo dico, capogruppo Perilli, che il governo non c'entra niente e andare a leggere, chiedo scusa, metto gli occhiali perché gli anni passano anche per me, che il ministro Bonafede proprio il 30 di luglio dichiara: la nave, proprio sul caso Gregoretti, è attraccata al porto, c'è un dialogo tra i ministeri delle infrastrutture, dell'interno e della difesa, la posizione del governo è sempre la stessa, vengono salvaguardati i diritti, le persone che volevano scendere sono scese, sono monitorate le condizioni di salute, ma dal problema immigrazione deve farsi carico tutta l'Europa, così
sulla 7. Ringrazio il presidente Conte che continua a porre la questione nelle cancellerie d'Europa. Come si fa a sostenere che il governo non c'entrava assolutamente nulla? È davvero, davvero difficile per voi come posizione. È incredibile. Quindi la tentazione è chiara di fronte a tutto questo. È molto forte nel voler votare l'ordine del giorno che è stato presentato da Fratelli d'Italia e Forza Italia, anche perché insomma è evidente, adesso siamo tutti a carte scoperte. Però, come dicevo, la relazione Gasparri è assolutamente ineccepibile. Però per rispetto di quello che ci ha chiesto Matteo Salvini, che è quello di non opporci sostanzialmente al, di non opporsi e di non opporci al processo, e anche nel rispetto, lo dico, e facciamo un applauso alla senatrice Stefani, i membri della Giunta che hanno avuto, come si può dire, un compito non semplice. Tra l'altro la relazione è fantastica perché la parola chiave è stata alterata la decisione della Giunta. Questa è la parola chiave. La nostra sarà una posizione che prende il presupposto che di sicuro il gruppo della Lega non parteciperà alla votazione odierna. Grazie. Grazie senatore Romeo. È iscritto a parlare il senatore Schifani, ne ha facoltà.